Ciao e benvenuta nella mia scuola creativa. Oggi vedremo insieme un progetto bomboniera davvero semplice ma di grande presenza scenica, e sono le caramelle in tessuto. Oggi vedremo insieme non solamente come realizzare la caramella con un solo tessuto, ma anche come realizzare una caramella con doppio tessuto per renderla un po' più particolare e diversa dal solito. Quindi non ci resta che rimboccarci le maniche, andare di là e realizzare insieme la nostra bomboniera. Ciao ragazze e bentrovate al nostro nuovo video tutorial relativo alle bomboniere fai da te. Oggi vedremo insieme come realizzare delle caramelle porta confetti. Avremo insieme due metodi di esecuzione, la variante numero 1, quindi quella più semplice, utilizzando una sola scoffa, oppure la variante numero 2 realizzata con due tipologie di scoffe. In questo modo andremo a dare maggiore armonia al nostro progetto. È un progetto veramente versatile, si può realizzare con qualsiasi tipo di fantasia e colore della scoffa. Io ad esempio l'ho realizzata con il colore rosa, color porpora, color giallo, verde e anche altri colori. Ma ora veniamo a noi e vediamo subito il materiale che ci serve per realizzare la nostra bomboniera. Ci servirà un ricaglio di scoffa 17 x 17 cm, del nastro in doppio raso per realizzare i nostri fiocchettini, dell'ovacca di riempimento per rendere la nostra caramella bella morbida e dare proprio la forma circolare. Poi ovviamente ci serviranno i nostri confetti con il nostro bigliettino, mi raccomando, e poi ovviamente la nostra macchina da cucire. Ora veniamo a noi e vediamo subito come procedere per il primo passaggio. Innanzitutto cosa dovremo fare? Dobbiamo creare sui due lati, destro e sinistro, dei piccoli orli. Ok? In questo modo eviteremo vari sfilacciamenti. Cosa faremo? L'orlo sarà di circa mezzo centimetro, quindi giriamo il nostro ricaglio di scoffa, risvoltiamo una volta, gli diamo di pochi millimetri, mi raccomando, e poi risvoltiamo un'altra volta, creando un orlo totale, praticamente quello che si vede, di circa mezzo centimetro. Andiamo, prima di cucire, mi raccomando, andiamo a stirare tutto quanto e procediamo poi allo stesso modo con il lato successivo. Perfetto, a questo punto, una volta che abbiamo cucito i nostri due orli, giriamo la nostra scoffa, quindi dobbiamo avere di fronte il dritto della scoffa, quindi la parte bella, la pieghiamo in due, andiamo a cucire a mezzo centimetro il lato aperto praticamente. Andiamo a cucire tutto questo lato. Perfetto, una volta cucito, la nostra bomboniera è già quasi pronta. Cosa faremo? Allora, se volete, per evitare ulteriori sfilacciamenti, utilizzando la forbice a zigzag, potete andare a rifinire. Se avete la taglia a cuci, ribadisco, potete utilizzare la taglia a cuci ed eviterete vari passaggi. Io non ce l'ho e quindi procediamo in questo modo. Ok. A questo punto cosa facciamo? Rigiriamo la nostra scoffa. Posizioniamo la cucitura centrale in mezzo, cioè la nostra cucitura che abbiamo appena realizzato praticamente. Facciamo in modo che sia in mezzo, la posizioniamo in mezzo. Vediamo un po' la forma, ok? Ok, perfetto. A questo punto cosa facciamo? Incominciamo a creare la nostra prima chiusura. Allora, io mi aiuto con l'elastico, sono elastici piccolini, quelli che si usano per fare le creccine ai capelli, li trovate veramente in qualsiasi negozio. Io lo uso solamente per aiutarmi a fare un fiocco che sia ordinato. Adesso ci serve solamente per lasciare la scoffa ferma. Dopo ovviamente lo toglieremo, utilizzeremo il nastro in doppio raso. Cosa faremo? Incominciamo a prendere l'ovacca, ok? Andiamo a posizionare in mezzo all'ovacca i nostri confetti con il nostro bigliettino. Potete anche, se non volete mettere all'interno il bigliettino, fare le tag
circolare o di varie forme, anche a forma di schellina, come volete voi, ed attaccarle al nastrino. Ok, questa è una vostra scelta, perché che decide se lasciare il bigliettino fuori oppure metterlo all'interno. In questo caso io lo metto all'interno. Chiudiamo, cerchiamo di dare la forma circolare, creare una specie di pallina, ok, e inserire dentro. A questo punto cosa faremo? Anche in questo caso cerchiamo di arricciarlo un po' a ventaglio. Io mi aiuto sempre con il mio elastichino, con il mio elastico, e richiudo. Ok, nel momento in cui io raggiungo l'ampiezza che mi piace, a questo punto posso andare a chiudere. Allora possiamo decidere se metterlo azzurro, se metterlo bianco, ma quasi quasi per cambiare lo utilizzo azzurro. Allora, cosa facciamo? Prendiamo il nostro maschero, ci posizioniamo, incominciamo a fare un nodo. Ok, a questo punto che abbiamo la stoffa posizionata, togliamo il nostro elastico perché non ci serve più, quindi lo togliamo, ok, e chiudo. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. A me piacciono le perline, quindi metto una perlina qua, e voilà. La nostra bomboniera è pronta, la prima versione. Ora vediamo il secondo metodo di cucitura. Il secondo metodo di cucitura è utilizzando i due archi di stoffa. In questo caso cosa faremo? Andremo a recuperare due tipologie di stoffa. Adesso facciamo un po' di ordine. Due tipologie di stoffa. Io ho scelto quella qua e quella a righe. E i ricagli sono 9x17. Il ricaglio più grande, mentre i due ricagli più piccoli sono 17x4 cm ciascuno. Posizioniamo il primo rettangolo dritto contro dritto su un lato più lungo, dritto contro dritto sull'altro lato più lungo. Andiamo a fissarlo con degli spilli. Ok, a questo punto andiamo a cucire a mezzo centimetro massimo, ma proprio massimo, i due lati più lunghi. Ok, una volta cuciti i due lati, cosa facciamo? Dobbiamo aprire la cucitura in questo modo. Apriamo la nostra stoffa in eccesso in questo modo qui, ok, e andiamo a stirare. Mi raccomando, utilizzate in cucitura il ferro da stiro. Perfetto, allora una volta che abbiamo schierato le nostre cucicure, cosa facciamo? Da qui in poi il procedimento è identico alla caramella precedente che abbiamo realizzato. Quindi cosa facciamo? Andiamo a realizzare i nostri orli. Mi raccomando, in questo caso, dato che abbiamo un po' ridotto la scoffa per la cucicura, dovete essere ancora più vicino, quindi fare proprio un orlo piccolissimo. Ok, questo è l'orlo che dovete ottenere voi, veramente di pochi millimetri. Ok, andiamo a cucire. Perfetto, a cucitura fatta, quindi abbiamo realizzato i nostri due orli di qua e di qua. Perfetto, andiamo a fare la stessa cosa, quindi scoffa dritto rivolta verso di te, lo pieghi in due in questo modo. In questo caso mi raccomando, oltre a far coincidere bene gli orli, mi raccomando, fa che coincidere bene la cucitura, ok? Deve essere un lavoro ordinato. Una volta che vi siete accertate che coincide tutto bene, bloccate con degli spilli il lavoro e andate alla macchina da cucire e cuciamo tutta la parte più lunga.
Perfetto, una volta realizzata la cucitura, non faremo altro che risvoltare il nostro lavoro. A questo punto non faremo altro che procedere nello stesso modo come la precedente caramella. Ok, e la nostra bomboniera è pronta nella seconda variante. Spero che questo video tutorial vi sia stato di ispirazione ed aiuto. Io vi do appuntamento al prossimo video tutorial. Ciao!